siamo con Alessio Di Massimo in questa notte degli Oscars. Hai preso poco fa il premio che appunto ti riconosce il miglior atleta abruzzese dell'anno. Sì, per me è un onore ricevere questo premio perché penso di essere un esempio per chi magari ha dei sogni e vuole realizzarli. Io ci ho sempre creduto fin dall'inizio e faccio quello che amo fare, cioè giocare a calcio. La curiosità che non è solo mia ma soprattutto dei molti ragazzi che tentano e cercano di arrivare ai tuoi livelli. Il salto dall'eccellenza poi in Serie D e immediatamente in primavera Juventus. È un salto difficile, come lo stai vivendo e soprattutto cosa auspichi per questi ragazzi che sudano ogni giorno per arrivare ai tuoi livelli? Guarda, io penso che nel calcio ci vuole un po' un pizzico di fortuna, è un tanta volontà nel allenarsi bene e crederci sempre, in ogni partita, in ogni minuto. Poi è normale che ognuno ha delle qualità. Io ho sempre messo a disposizione qualità della mia squadra, dovunque giocavo, in qualsiasi categoria, a me non importava promozione, eccellenza, dovunque stavo, a me non importava né soldi né io, basta che giocavo a calcio, sono il ragazzo più felice del mondo. E poi è arrivato tutto così velocemente, tutto così da solo ed è stato ancora più bello, poi è un sogno straordinario che penso è un salto che non so quante volte capita, però sono fiero di esserci riuscito. Le emozioni sono difficili da raccontare, quello che ci puoi raccontare però è sicuramente il momento in cui hai capito che stava arrivando la chiamata importante. Guarda, io di chiamata importante ne ho avuta una ed era mia mamma che mi viene a svegliare e mi dice: Alessio, c'è il Pescara che ti vuole per 1 milione di euro. Io scoppio a piangere. La seconda chiamata è stata pochi giorni dopo, che c'era quasi l'ufficialità che la Juve mi voleva ed era su tutti i giornali, e vedermi sulla Gazzetta dello Sport non lo so, un'emozione unica anche per i tuoi genitori, immagino. Sì, per tutti, per i miei familiari, infatti ci siamo riuniti insieme per vivere questo momento che penso che non capiti spesso. Il tuo prossimo obiettivo qual è? In primavera, ma sicuramente ti stai mettendo in mostra per mettere in difficoltà non solo mister Grosso ma soprattutto Allegri. È questo il tuo prossimo obiettivo oppure vuoi fare un passo alla volta, un gradino alla volta per poi dimostrare quello che davvero vali? No, io quello che ho sempre fatto è sempre stato un passettino alla volta per crescere e migliorare. Perché penso che nel calcio ci vuole molta esperienza, ci vuole tanta passione, quindi non ho obiettivi prefissati. L'ho detto, ripeto, basta che gioco a calcio, sono il ragazzo più felice del mondo. Poi è normale che se viene una chiamata, viene un qualcosa in più, ne sono felicissimo. Perfetto, allora noi ringraziamo Alessio Di Massimo che ha preso il premio poco fa come miglior atleta abruzzese qui alla notte degli Oscar e noi gli auguriamo in bocca al lupo. Grazie mille, buona serata. Passano i fenomeni, la passa o no, passa quella che volevi tu, passa ad un altro e lasciala, per passare la notte degli Oscar, e lasciala, per passare la notte degli Oscar. Tonde quadrate io le sfusserò e vicino al dischetto sbombarderò. Questo è il mio gioco e comando io, all'angolo in porta c'è il nome mio. Aspetta bellezza che ti piaccia. Allora siamo con il presidente delle vedove del Pescara Calcio Femminile, neopromossa in Serie B. Questa sera a ritirare qualche premio, immagino. Penso di sì, abbiamo vinto un campionato, aspetta che ci tocchi questa premiazione, ce la siamo meritata. Presidente, ma questo premio poi se lo tiene lei in bacheca o lo consegna alla società o a qualche giocatrice in particolare? Beh, sinceramente proprio 10 minuti fa stavo dicendo questo premio me lo porterò a casa, se la cosa mi riuscirà, non sarà semplice ma cercherò di portarmelo a casa. Io i premi li ho visti da vicino, sono dorate le statuette ma non credo siano d'oro, quindi se vuole lo può donare tranquillamente. È simbolica la cosa, chiaramente, insomma, non è per il valore, è per un ricordo che vorrei avere per questa bellissima annata, insomma, tutto qui. Parliamo seriamente, i prossimi obiettivi della sua società, il passo naturalmente è importante, la categoria conta abbastanza, quali sono i prossimi obiettivi e quali sono i sogni del presidente delle vedove?
Allora, gli obiettivi è fare un buon campionato di Serie B e cercare in tutti i modi di restarci, chiaramente. Non ci facciamo illusioni perché siamo una neopromossa, di conseguenza troveremo delle squadre sicuramente più qualificate dalla nostra. Per quanto riguarda i sogni, è una cosa che già ho detto e ripeto, è quella di costruire un vivaio e di fare prima o poi di riuscire a fare una scuola calcio del settore giovanile sempre al femminile a Pescara, insomma, questo è l'obiettivo, e quindi dare a una struttura ancora più grande a questa associazione, a questa squadra, insomma. E spero quest'anno il passo lo si voleva già fare, però cominciare la Serie B e cominciare questo progetto erano due cose probabilmente un po' troppo grandi, ma un altro anno faremo di tutto, sembra che le cose vadano nel giusto verso, per cercare di, appunto, di cominciare a pensare ai giovani, ai ragazzi più che ai giovani, ragazzi e ragazzine proprio. E spero che questo sia un primo passo per tutto l'Abruzzo, diciamo, per far sì che il calcio femminile si collochi lì allo stesso modo come è collocato in tante altre regioni, soprattutto del nord Italia. Noi ci siamo visti tante volte e ogni volta mi ripete questo obiettivo, cioè di far crescere il movimento femminile non solo per l'aspetto, diciamo così, organizzativo, ma anche e soprattutto l'immagine, no? che questa società vuole dare a tutto il movimento. Sicuramente. Perché, ripeto ancora per l'ennesima volta, per me è stata una scoperta incredibile vedere la qualità e soprattutto l'impegno che mettono le donne, le ragazze e le ragazzine verso il gioco del calcio. È qualcosa di veramente affascinante, veramente bellissimo, insomma. Sacrifici enormi, per cui vale la pena impegnarsi e farli crescere. E io penso che proprio poi si arriverà anche con un pubblico adeguato che verrà a vedere, spero, perché veramente si giocherà a calcio e vedrà delle belle partite. Perfetto, allora sta arrivando anche l'altro primo, noi lasciamo mangiare il presidente delle Vedove, in bocca al lupo per il prossimo anno e buonanotte degli Oscar. Buona serata a voi, grazie ancora. Federico Schiavoni non ha bisogno di presentazioni, grande calciatore, grande professionista, adesso grande dirigente, questa sera in qualità di rappresentante regionale dell'AIC. Allora, due parole per questa serata e poi... Buonasera a tutti. Ti faccio i più sinceri complimenti per la serata, vedo che i ragazzi rispondono sempre, ti invito a continuare, ci proviamo, se ce la fai, ci proviamo. Sempre meglio. Grazie per l'ennesima possibilità di dare questo premio, come al solito ho preferito non decidere da solo, ho dato voce anche ai rappresentanti dei nostri iscritti, il vincitore lo dico io. Certo. Andrea Di Serafino. Andrea Di Serafino sul palco della notte degli Oscar. Grazie anche a DJ. Non poteva scegliere colonna sonora migliore. Get with it girl. Preso l'Oscar giusto. Quest'anno avete scelto un cacciatore molto popolare. L'anno scorso, se non mi sbaglio, grande protagonista ai tavoli di questa serata. Ciao Andrea, benvenuto. Meritatissimo questo Oscar che io ti consegno a nome dell'AIC. Ecco l'Oscar per la Coppa Disciplina al Pineto, prima classificata delle Teramane. Grazie, ecco la consegna. Grazie. Siamo col presidente del Pineto Calcio, Silvio Brocco. Presidente, ancora un premio, quello più sudato, però ve lo siete conquistati sul campo. È stata una cosa eccellente, stupenda. Non finisco di ringraziare i miei ragazzi, tutto lo staff tecnico, l'allenatore, tutti quanti, perché veramente abbiamo centrato un obiettivo storico. Penso che in provincia di Teramo non era mai successo una squadra di eccellenza conquistasse la D attraverso i playoff, quelli nazionali. Avete incontrato delle squadre molto importanti, stasera anche una bella festa, non solo per ricevere premi ma anche per incontrare colleghi, calciatori, e potrebbe essere anche un'occasione per, chissà, cercare qualche pezzo pregiato per la Serie D. Ma questi incontri sono bellissimi, danno importanza a tutto il calcio provinciale, regionale anche, vuol dire che c'è interesse, vuol dire che quando si muovono i media chiaramente si muovono tante persone, e questa è la dimostrazione di veramente di un folto pubblico
che sta seguendo queste premiazioni. Io sono molto contento di questo. Possiamo strappare una promessa stasera al presidente Brocco per i tifosi pinetesi, ma non solo, anche per la cittadinanza, non solo pinetese, ma di tutta la provincia, perché credo che il tifo verrà anche da quelle squadre che hanno combattuto, no? Dicevamo giorni fa, contro il Pineto per conquistare la Serie D, e che quest'anno naturalmente faranno il tifo per la vostra squadra. Sicuramente noi ci impegneremo tantissimo, la società del Pineto è rinomata perché ha cercato di fare sempre bene, sia nel settore giovanile che per la prima squadra. E quest'anno, preparandoci per la D, cercheremo veramente di dare il massimo del nostro apporto, dell'impegno e di far bene. E allora ringraziamo il presidente Brocco per questa gradita intervista con noi di Rete 8. Lo lasciamo con un grosso in bocca al lupo da parte nostra soprattutto, ma anche credo da parte di tutti gli sportivi abruzzesi che naturalmente faranno il tifo per il Pineto. Grazie presidente, grazie. Buonanotte degli Oscar. Se possiamo iniziare con la prima categoria, come volete, magari la premiazione la facciamo di Dimituccio. Iniziamo dall'eccellenza, noi siamo sempre ligi al rispetto per le maggiori categorie. Siamo sul palco gli tre allenatori più votati, che sono Domenico De Eugenio Morrodoro, Guido Di Fabio Martinsicuro, Edmondo De Amicis Montorio, 88. Di Fabio e De Eugenio, ecco qui, De Amicis non lo vedo. Guadagnate il centro qui del palco, vedete voi chi far premiare. Prima della premiazione io gli farei Lucio, vi facciamo dire due parole. L'anno scorso sei venuto qua tra i migliori, non so se l'hai vinto il premio. Ho vinto. L'hai vinto, migliore allenatore di premozione. Adesso stai tra i migliori allenatori di eccellenza, l'anno prossimo? Speriamo sempre di essere qui, dai, soprattutto in... Quella era la mia intenzione, volevo arrivare lì. No, è un piacere stare vicino soprattutto a mister Di Fabio, ho avuto la fortuna di incontrarlo in Serie D nelle Marche, lui stava a Macerata, io facevo il secondo a Jesi, quindi quest'anno ci siamo rincontrati, è sempre un piacere insomma stare insieme. È stata un'annata bella fino a quando sei stato sulla panchina tu del... qui siamo a Morrodoro, poi sì, giochi in casa, avete fatto da matricola un campionato speciale, super. Ma penso che abbiamo fatto il miracolo più grande quest'anno che in promozione, perché veramente per le risorse che avevamo abbiamo fatto un grosso campionato. È chiaro che poi un po' alla fine sono un po' venute meno le motivazioni, però diciamo il grosso è stato fatto. Se penso che siamo stati l'unica matricola a salvarsi, già questo dice tutto. Grazie Domenico, una parola anche, un saluto da mister Di Fabio. Buonasera a tutti. Buonasera a te mister. Niente, noi abbiamo fatto anche noi delle buone cose quest'anno. Io penso che il merito sicuramente va condiviso con la mia società, con i ragazzi che mi hanno seguito attentamente per tutto l'anno, diciamo che sono stato un martello per loro, e con i miei collaboratori, che il mio staff, che sicuramente è uno staff di prim'ordine che mi permette di fare tutto quello che voglio. Io volevo spendere due parole per tutti gli allenatori della categoria, perché abbiamo avuto sempre rispetto l'uno dell'altro, e devo dire che il nostro campionato d'eccellenza, soprattutto la nostra provincia, ci sono dei bravissimi allenatori, molto preparati, ogni domenica andare in campo, affrontarli e batterli è sempre difficile, è sempre dura, proprio per questo motivo. Quindi voglio fare complimenti a tutti gli allenatori, perché meritano il premio tutti quanti. Giustissime le parole di mister Di Fabio, quindi ancora più prestigioso questo premio, se sono tutti bravi. Vediamo il premio, lo dà il presidente. Presidente Di Nicola consegna il premio a Guido Di Fabio. Allora siamo con Andrea Capocasa, miglior giovane dell'eccellenza 2015-2016, una bella emozione. Bellissima, è un'emozione veramente
strana, ma allo stesso tempo veramente bella. È un'emozione che vorrei rivivere altre volte, oltre a questa che sto vivendo in questo momento. Una stagione dell'Alba Adriatica eccezionale, nel senso che vi siete salvati con molte giornate di anticipo e tu hai avuto l'occasione di metterti in mostra come l'anno scorso hanno fatto Di Massimo e Massetti, quindi Alba Adriatica che continua a sfornare davvero degli ottimi giovani. Sì, l'Alba Adriatica continua questo progetto societario che va avanti da, diciamo, ormai da molti anni, e appunto come detto l'anno scorso Alessio e Andrea Massetti, che saluto, hanno fatto quello che hanno fatto, avete visto tutti, e quest'anno io, ma come me anche Petrini, Palazzese, che poi ha avuto un brutto infortunio, però comunque ci sono diversi giovani che hanno contribuito anche a quello che ho fatto io. Uno degli artefici sicuramente è Massimo Valà, che è qui con noi. Massimo, buonasera. Io ho rimarcato sul palco l'importanza della società Alba Adriatica nel far crescere questi giovani. Sì, diciamo che l'Alba Adriatica è una società che punta prevalentemente sui giovani, noi ci lavoriamo molto e siamo veramente fortunati, perché poi ecco, abbiamo la fortuna di allenare ragazzi molto seri come Andrea, come tanti altri, che anno per anno si mettono in mostra e riescono poi ecco, eventualmente a essere appetibili da società professionistica. Io spero che Andrea possa ripercorrere in un certo senso le orme di Di Massimo, e glielo auguro di tutto cuore. E devo dire che tutta la società, compreso Marino Camaioni, che per motivi personali ha dato le dimissioni dal nostro direttore sportivo, lui adesso fa il procuratore a tutti gli effetti, diciamo che puntiamo proprio sui giovani, quindi il nostro è un lavoro mirato, e siamo veramente fortunati, ecco, che ogni anno riusciamo a sfornare qualche ragazzo importante. C'è un capocasa per il prossimo anno, nel senso c'è un ragazzo che potrebbe raccogliere il testimone come ha fatto Andrea con Di Massimo, un ragazzo che potrebbe essere già pronto, malgrado la giovane età, già ad un campionato duro come quello di Eccellenza? Sì, noi abbiamo diversi ragazzi, 99, che devono crescere, che sicuramente però hanno le possibilità di ripercorrere le orme sia di Capocase che di Di Massimo. E mi riferisco senza dubbio a Liguori, a Esposito, a Foglia, a Neri e anche a qualche 2000 che può essere eventualmente suo fratello, che effettivamente ha tutte le carte in regola per mettersi in mostra. Poi è chiaro che noi abbiamo un mister che punta sui giovani come Di Serafino, che ci lavora bene, grazie anche al suo staff, al preparatore atletico, al mister Gianni Castroli dei portieri. Abbiamo uno staff, diciamo, che punta prevalentemente sui giovani, però ecco, lavorando sui giovani c'è anche bisogno di fortuna, che il giovane poi ecco, creda prevalentemente nel lavoro del mister e che poi mette in atto quello che gli viene detto. Non facciamo nomi, però da quello che ho sentito il prossimo anno l'Alba Adriatica sicuramente non può accontentarsi di una salvezza tranquilla. Noi quest'anno sì, effettivamente stiamo cercando di costruire una squadra diversa, non per accontentarci, ma quantomeno per puntare ai playoff. Abbiamo preso dei ragazzi molto molto validi, a partire da Lazzarini, da Adamoli, da Veccia, dal ritorno veramente con grande soddisfazione di Tarquini, e quindi credo che chi ha preso il posto di Marino Camaioni stia lavorando veramente molto bene. Noi ci stiamo provando, facendo sempre un mix con i ragazzi, che è il nostro punto prevalente. Noi stiamo cercando veramente di metterci in mostra per poter permettere poi alla Bariatica un rinnovo anno per anno. Perfetto, allora noi ringraziamo Andrea Capocasa ancora una volta per aver ricevuto il premio e per essere venuto qui con noi un po' a discutere appunto delle sue qualità e delle sue speranze e dei suoi sogni, diciamolo davvero. E poi Massimo Valà, responsabile anch'esso della società Alba Adriatica, la notte degli Oscar naturalmente ha visto protagonista ancora una volta l'Alba Adriatica. Per noi è un motivo di grandissima soddisfazione, perché ecco, effettivamente è un palcoscenico così importante,
essere premiati con Petrini, con Capocasa, non so, magari con qualcun altro, per noi è veramente un motivo di grandissima soddisfazione e vi ringraziamo di questo. Allora, buonanotte degli Oscars e ci vediamo più tardi. Continuiamo adesso con la classifica del miglior allenatore di promozione, dove abbiamo ai primi tre posti Danilo Macera, mister del Mutignano, Guerino Capitani, allenatore della Virtus Teramo, e Mirko Mazzagatti, allenatore del Mosciano. Li ho visti tutti e tre, per cui Macera, Capitani e Mazzagatti, anche lui l'ho visto, quindi campionato durissimo, equilibratissimo, deciso nelle battute finali con un grandissimo rush finale della squadra di mister Capitanio. Se la grafica ci aiuta, vediamo chi si aggiudica il premio. Guerino Capitanio, premiato dal consigliere De Santis. Siamo con mister Capitanio della Virtus Teramo, ancora un premio dopo il campionato, la statuetta qui alla notte degli Oscar. Sì, è una bellissima serata quella di questa sera, ancora meglio, cioè ancora meglio per me che sono stato anche premiato. È chiaro che un premio fa piacere riceverlo, un premio individuale, ma che chiaramente voglio condividere con il mio staff, perché abbiamo lavorato tutto l'anno sempre insieme, l'allenatore in seconda Luconi, il preparatore Fabio Pepe, il preparatore dei portieri Angelo Piombini e in più di tutta la squadra e di tutta la società, perché la vittoria è di tutti. Sono stato premiato come miglior allenatore ed è chiaro che è derivato da quello che la squadra ha fatto sul campo. Fa ancora più piacere perché il premio, diciamo, è derivato dai voti degli altri allenatori e degli altri capitani, per cui è una soddisfazione, chiaro. Tra l'altro alle sue spalle arrivava, dopo aver ricevuto il premio, il presidente Di Antonio, quindi lo facciamo entrare in scena. Presidente, dicevamo col mister una bella stagione. Stasera lui ha coronato anche il sogno di ricevere la statuetta degli Oscar, lei l'ha appena ritirata come vincitore di questo campionato. Possiamo già fare una promessa ai tifosi? Vi siete già mossi discretamente bene durante questa campagna acquisti, però credo che la sorpresina, la ciliegia sulla torta ancora manca. No, la ciliegia è già arrivata, perché noi abbiamo credo il mister più bravo, sono di parte, ma comunque sono sicuramente convinto di questo, che abbiamo già il valore aggiunto, che il mister, tutto un gruppo, non dimentichiamoci che abbiamo un gruppo veramente coeso. Staremo attenti sulla finestra, diciamo, per qualcosa, però diciamo che siamo veramente soddisfatti e credo che meritino tutti una riconferma per il prossimo anno. Quindi pronti a sfruttare ogni occasione si presenti nell'ambito del mercato. Il prossimo anno il campionato sicuramente di eccellenza ha dei valori diversi rispetto a quello di promozione. Vede già una favorita oppure c'è la classica sorpresa che ogni anno può rompere le uova nel paniere alla diciamo così, a quella più titolata o quella più pronta sul mercato? Guarda, io questo campionato non lo conosco, perché come dicevo prima sul palco, la Virtus è nata nel 2009, quindi in 7 anni abbiamo fatto di strada già abbastanza. Per il momento ci preoccupiamo di guardare le squadre forse che si muovono un po' sulla bassa classifica, perché il nostro obiettivo principale, naturalmente essendo una neopromossa, è quello di salvarci, di cercare di fare un buon campionato e poi staremo a vedere. Poi sicuramente ci saranno delle squadre molto importanti costruite per vincere e gli daremo merito alla fine del campionato. Chi vincerà? Prima sottolineavo la bellezza di queste serate, nel senso che ci si ritrova con più calma, meno nervosi, perché durante la settimana e durante le domeniche, casomai, ed è giusto che ci sia, c'è anche un po' di nervosismo, ci si stuzzica. Invece queste serate aiutano a riappacificare, tra virgolette, le società, i giocatori e anche i mister. Assolutamente, sono delle serate bellissime, anche se devo essere sincero, per quello che ci riguarda almeno non abbiamo nemici e tutte le domeniche ci siamo sempre divertiti, perché credo che la cultura dello sport vada acquisita. Io questi giorni vi dico questa cosa, mi sono risentito più volte la mia intervista dello scorso anno quando abbiamo perso i playoff, che sinceramente abbiamo perso in un'occasione un po' sfortunata per noi, dopo che avevamo fatto un grande recupero.
però con la mia pacatezza e quella serenità siamo riusciti a ripartire bene, perché credo che questi siano i valori dello sport: accettare il verdetto del campo e cercare sempre di migliorarsi. E quindi poi la sorte l'ha ringraziata donando questa vittoria. Prima dicevamo col mister che ha evidenziato l'importanza dei ragazzi e lui, tramite la nostra emittente, li vuole ringraziare. C'è qualcuno che vuole ringraziare lei, che spesso e volentieri dietro le quinte non si vede, ma che il lavoro suo lo fa sempre? Ma c'è un lavoro veramente di gruppo alla Virtus Teramo. Credo che siamo veramente una delle società, questo lo posso dire, più organizzate. Abbiamo uno staff di tutto rilievo e tante persone, tanti ragazzi. Diciamo, non vorrei fare nomi singoli perché credo che offenderei sicuramente qualcuno, perché veramente credo che il vero valore di questa Virtus sia il gruppo, sia il gruppo dei calciatori, sia il gruppo dei dirigenti, sia il gruppo dei tecnici. E c'è una buona base per lavorare e credo che ci siano anche i presupposti per discutere di determinate cose. E quindi le cose ce le diciamo, cerchiamo di cercare la soluzione migliore, e credo che è veramente un bel posto dove stare la Virtus. E allora abbiamo ascoltato anche i pareri dei protagonisti della Virtus Teramo, ripetiamo, vincitori del campionato di promozione Girone A. L'anno prossimo ce li ritroveremo in Eccellenza, quindi in diretta su Abruzzo Gol, sempre dalle 20 in poi, per vedere le gesta del mister più che del presidente. Sì, sì. Il presidente deve lavorare adesso per rendere la squadra, la Virtus, ancora più forte rispetto a quello che è stata l'anno scorso. Vero, vero. Adesso tocca a noi, però diciamo che siamo veramente soddisfatti, sereni, perché ho visto dei ragazzi motivati e sono convinto che ci toglieremo anche il prossimo anno qualche piccola soddisfazione. Perfetto, noi rimaniamo sempre qui in attesa di altri protagonisti. In bocca al lupo a mister Capitanio, al presidente Di Antonio, e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie molto. Siamo con mister Mazzagatti. Siete partiti con l'handicap, lei ha fatto di tutto, ce lo siamo detti anche in gradinata, però poi nei momenti topici, naturalmente, forse anche un po' la rosa corta non vi ha permesso di raggiungere determinati obiettivi. Mister Mazzagatti adesso sta ragionando su qualche telefonata arrivata o vuole prendersi un attimino di pausa, un po' per far calmare i bollenti spiriti? Ma anche qui devo essere onesto, cioè il calcio purtroppo ha delle dinamiche che neanche da rispettare, quindi al momento sono senza squadra. Qualche contatto l'ho avuto, però poi magari non c'è stata quella soluzione finale che poteva dare l'input giusto per farmi arrivare in certe squadre. Aspettiamo, voglio dire, mi dispiace, ripeto, cioè aver lasciato una situazione dove secondo me una squadra mentalizzata poteva quest'anno far bene. Il campionato l'anno scorso è stato molto equilibrato, un campionato difficilissimo, e guardando un po' quello che sta succedendo quest'anno, anche quest'anno chiaramente sarà dura, però penso sarà meno equilibrato. L'anno scorso forse si dice che il campionato era meno qualitativamente forte. Io non sono così convinto, io penso che quando un campionato è equilibrato diventa difficile giocare con tutti, e quindi la prima può perdere con l'ultima e quindi l'ultima può vincere con la prima. L'anno scorso questo è successo. E questo è successo, e questa sera siamo qua in tanti, abbiamo fatto in tanti bene, perché voglio ricordare anche il mister Di Pietro, lo stesso Danilo Macera o altri allenatori, che insomma abbiamo fatto un campionato di vertice tutti quanti, e sarebbe giusto dare il premio a tutti. Ecco, questo. Benissimo, allora abbiamo ascoltato anche il parere di Mirko Mazzagatti. In bocca al lupo a lui per la prossima squadra, naturalmente, perché mister Mazzagatti sicuramente siederà su qualche panchina e chissà, qualche telefonata dall'Eccellenza potrebbe arrivare, da quello che so io. E allora noi naturalmente aspettiamo altri protagonisti. La serata nel frattempo continua con i premi per quello che riguarda la top 11 di Eccellenza. Mister, in bocca al lupo, ci vediamo il prossimo anno. In lupo, grazie a voi. Intanto io inizio a chiamare, così si preparano gli allenatori della prima categoria, che sono Alfredo Di Marzio, Real Trecci Miniere, vicino alla coppa proprio, è quello, lo riconoscete perché è seduto incollato alla coppa. Guido Azzari, Cellino, e Cristian Settembri, Atletico Lempa. Adesso la grafica ci aiuta, vediamo chi è l'allenatore più votato. Alfredo Di Marzio, Real Trecci Miniere, premiato dal consigliere Ajak,
Presidente, presidente provinciale di Chieti, foto di rito, eccola qua, microfono. Andiamo adesso rapidamente a premiare la seconda categoria, chiamo sul palco l'allenatore del Cermignano Alessandro Isotti, della San Nicolese Gabriele Saputelli, dell'Atria Giampiero Reitano e dello United BDR Atria Marco Pepe, 4 perché c'era un pari merito. Eccoci con Saputelli. Intanto inizio a passarvi il microfono, Gabriele. Ciao. Vediamo anche che arriva Giampiero Reitano, anche lui giovane allenatore da poco. Alessandro Isotti cambia il cerimoniale entrando dall'altra parte, ma a questi allenatori concediamo tutto stasera, perché è giusto che si prendano il palcoscenico come vogliono. Andiamo con la grafica a vedere quale degli allenatori si aggiudica questo premio. Marco Pepe, premiato dal consigliere provinciale Picco Rossi. Chiamo gli allenatori della terza categoria, Arcaini Roberto Campli. Devo dire che le terze categorie regalano le gioie più belle, perché Campli e Villarreal, dicevo oggi con un dirigente del Villarreal, si sono sfidate tutto il campionato punto a punto e anche nel numero delle presenze qui viaggiavano sulle stesse cifre. 40, 41, 42, 42, alla fine penso pari, 42, 42. Poi chiamo anche l'allenatore del Real Bellante Pierluigi Manucci e l'allenatore del Villarreal Silvano Corsi. Andiamo a vedere con la grafica che si aggiunge questo Oscar. Roberto Arcaini Campli, premiato dal Aurelio delegato regionale provinciale Pescara. Ecco le foto. Perfetto, chiudiamo, questa era l'ultima premiazione, quindi ancora grazie presidente, tutti, ormai è un appuntamento che anno dopo anno si ripete, grazie a voi Lucio. E allora siamo con gli amici del Campli Calcio, vincitori del campionato di terza categoria. Presidente Isidoro, il sogno si è avverato? Si è avverato, è stato veramente bellissimo, un'esperienza. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare Roberto per il lavoro che ha fatto, perché in due anni, un anno e mezzo che sta con noi, ci ha insegnato tantissimo. Se noi siamo qui, io secondo me lo dobbiamo al 90% a Roberto, oltre al lavoro dei ragazzi che è fondamentale, però senza la sua mano, senza le sue direttive, senza i suoi consigli non saremmo qui. Siete venuti in gradinata A, vi siete accomodati a 7 giornate dalla fine, eravate, se non erro, a circa 3 punti di distanza dalla seconda, eppure da lì non vi siete più fermati, poi alla fine avete avuto una piccola battuta d'arresto che però non ha inficiato il grande cammino. Esatto, beh, siamo venuti lì proprio nel periodo più difficile, ci aspettavano delle partite fondamentali, devo dire che i ragazzi veramente sono stati eccezionali. Quando credevamo di mollare, hanno dato il colpo di coda per dare la vittoria finale che ci ha fatto gioire in un modo incredibile. Quindi possiamo dire ufficialmente stasera, ma già da qualche settimana, che a Campli non si vive di solo basket. Beh certo, questo si sa, a livello dilettantistico ci siamo anche noi, poi i professionisti sono un'altra cosa. Basket, io amo il basket, come ho detto più anche quando sono venuto in Catanarà, ho giocato a basket per 20 anni, sono stato dirigente, il basket è il primo amore e non si dimentica il primo amore, assolutamente, però io sono presidente di una squadra di calcio, di un gruppo di amici, noi ci stiamo divertendo, continuiamo a divertirci e poi vediamo insomma il futuro. Prima di passare da mister Arcaini, una battuta veloce, anzi una risposta veloce, sì o no, il presidente Isidoro insieme alla società del Campli Calcio farà una squadra per vincere di nuovo un campionato o sarà solo di attesa, sì o no? Di attesa, sì, di attesa e basta, perché vogliamo capire il campionato e poi pian piano faremo i nostri passi a secondo del momento, insomma.
Perfetto, allora ringraziamo il presidente Isidoro, che poi risaluteremo naturalmente. Mister Arcaini, allora una cavalcata vincente, sì. Circa 2 mesi fa ci siamo visti in trasmissione e davvero aveva evidenziato la difficoltà di queste ultime giornate. Alla fine ce l'avete fatta, non avete mai staccato la spina, il cervello sempre lì pronto domenicalmente per raggiungere una categoria che per Campi è un sogno. Sì, è un sogno che si è avverato. Voglio ringraziare il presidente, ma lui è stato troppo buono. I ragazzi sono stati fantastici, tutti, dal primo all'ultimo. E c'è stato quel periodo di quelle partite dove veramente abbiamo dimostrato di meritare quello che abbiamo ottenuto. Quindi le antagoniste sono state formidabili, devo dire Villareal, Lornano, Bellante, Casemolino. Tutte compagini che meritavano quello che abbiamo vinto. Noi forse siamo stati più bravi. Forse nei momenti topici, nei momenti in cui dovevate dare la spallata al campionato ci siete stati. Lì che siamo stati, sì, la differenza è stata quella, ripeto, campionato a 18 squadre, 34 partite, è finito il 5 di giugno, è stato estenuante. Però anche lì siamo stati bravi. E sinceramente non pensavo che una squadra di ragazzi venuti dal nulla, come ho detto prima sul palco, potesse arrivare a tanto. E quindi dico che il lavoro di alchimia che c'è stato in società tra tutti, dal presidente che è la punta dell'iceberg alla base, è stato fondamentale e siamo stati premiati. Mister, quanto piacere le fa ricevere un premio sul palco avendo ricevuto i voti dei suoi colleghi? È bellissimo, ne sono orgoglioso. Terza categoria, viene un po' snobbata, no? Il primo gradino del calcio, diciamo, no? C'è l'amatore dopo di noi. Però dico che vincere non è mai facile. Ed è stato bellissimo. Per me è come aver vinto la Coppa dei Campioni. Perché naturalmente con le debite proporzioni l'impegno è stato profuso al massimo. Ce l'avete messa tutta. Non si ottiene nulla. Lavorando male o poco, cioè, è stato veramente importante il lavoro che c'è stato dietro e solo con il lavoro vieni premiato. E allora noi ringraziamo il presidente del Campi Calcio di Isidoro, mister Arcaini, ancora complimenti da parte della nostra emittente e della nostra trasmissione gradinata per questo bellissimo sogno realizzato, la vittoria del campionato di terza categoria, e noi aspettiamo la società Campi il prossimo anno sempre in trasmissione per farci una chiacchierata. La notte degli Oscar, l'Oscar anche per il Campi Calcio. Beh certo, noi ce lo meritiamo quest'anno, bisogna dirlo con forza, ce lo meritiamo perché è stato fatto un lavoro eccezionale. Abbiamo sofferto durante tutto l'arco dell'anno con degli alti e bassi, però ce lo meritiamo, sì, l'Oscar ce lo meritiamo, più di uno direi. E allora, uno già in bacheca, speriamo anche più di uno i nostri giocatori. E allora grazie ancora al Campi, al presidente Isidoro, a mister Arcaini. Noi naturalmente gireremo qui al Country House per trovare altri protagonisti di questa stagione calcistica teramana e sicuramente porteremo altri ospiti a più tardi. Lo sai papà che quasi mi metto a piangere dalla rabbia quando ti sei arrampicato sulla rete di recinzione urlando contro l'arbitro? Io non ti avevo mai visto così arrabbiato papà. Forse sarà anche vero che l'arbitro ha sbagliato, ma quante volte io ho fatto degli errori e tu non mi hai detto nulla. E terra e polvere che tira vento e poi magari piove. Vino cammina che sembra. Capisci, mi voglio solo giocare a calcio, voglio divertirmi, voglio stare insieme ai miei compagni. Tu mi costringi sempre a fare il meglio, mi dici sempre tira, scarta, calcio più forte, ma a me non interessa. Mi hai sempre insegnato a rispettare tutti, anche l'arbitro, gli avversari, e di essere sempre educato. E poi cosa fai? Se qualcuno tratta male me, come ti sentiresti tu? Dall'altruismo, dall'altruismo. Un'altra cosa papà, quando il mister mi sostituisce, non mi fa giocare, Non ti arrabbiare con me, io mi diverto pure a stare in panca. I giocatori tristi che non hanno. Siamo in tanti ed è giusto che giochino tutti, dice il mio mister. Da qualche tipo di muro e adesso io dentro al bar.
E per piacere, insegnami a pulire le scarpe, non ti sostituire a me quando torno dall'allenamento, non mi mettere a posto la borsa, non chiedere a mamma se la mia borsa è in ordine. Noi giochiamo per divertirci e il risultato più importante è la vittoria del gruppo. Se vinciamo ci siamo impegnati per vincere, se perdiamo va bene lo stesso. Non entrare più nello spogliatoio a guardare se mi faccio bene la doccia, se mi metto a posto la maglietta. Quello è uno spazio mio dove io mi devo muovere come meglio credo. Papà, ricordati che io gioco a calcio. Ecco, questa è una lettera scritta da un ragazzino, da un bambino che ha colto in pieno degli aspetti fondamentali, che faccia in modo che i ragazzini e gli atleti delle loro squadre riescano a sviluppare quelle componenti fondamentali che servono a uno sviluppo emotivo, psicologico ed educativo sano. Allora, siamo con Bomber Sentenza. A microfoni spenti ti ho chiamato così perché ogni qualvolta sei in prossimità della porta il tuo tiro è una sentenza. Anche se Di Giuseppe, stavamo vedendo prima, durante i playout ci ha messo una bella pezza. Beh, diciamo che quella è stata l'unica nota negativa di quest'anno. Purtroppo è stato bravo lui. Noi quella partita con il Montorio ce l'abbiamo messa tutta per cercare di vincerla. Purtroppo non ci siamo riusciti nei 120 minuti e poi lui, portiere di categoria, uno dei migliori direi io, ha fatto quel miracolo e purtroppo è andata così come tutti sapete. È una magra consolazione, però l'obiettivo personale per Pendenza è arrivato, l'hai raggiunto, tantissimi gol, sicuramente tantissime chiamate sul tuo cellulare per il prossimo anno. Ci puoi dire già qualcosa oppure è ancora troppo presto? Ma io direi tante chiacchiere se ne fanno, quindi diciamo che sto valutando un po' di cose, vediamo un po' che succede in questi giorni. Non ho fretta, anche perché come dicevi tu, diciamo dispiace per la Torrese, anche se penso che ci saranno possibilità di ripescaggio, diciamo, dai. Però a livello personale sono contento, anche perché venivo da un cambio squadra a dicembre, quindi magari cambiare squadra in corso non è mai facile, e comunque ho fatto bene anche quest'anno. Il mio obiettivo era ripetermi dopo la stagione dell'anno scorso, ripetermi anche quest'anno. Ci sono riuscito e speriamo di continuare anche l'anno prossimo, insomma. Pensi che il prossimo campionato, da quello che si sente un po' in giro, sia ancora più difficile, oppure il campionato regionale di eccellenza ormai ha acquisito quel livello standard che può proseguire per tantissimi anni? Ma secondo me il campionato di eccellenza è sempre uno dei più difficili e competitivi di tutto, perché comunque scendono parecchi giocatori di categoria superiore che scendono in eccellenza e parecchi nomi, quindi parecchie piazze importanti, quindi direi che è abbastanza difficile in tutti gli anni in cui si disputa questo torneo. Per quello che hai visto tu durante la stagione, Vastese e Pineto hanno meritato il salto, o c'è una squadra che forse ha da rimpiangere qualcosa, soprattutto per fattori esterni, la battuta per colpa degli arbitri? Ma guarda, io penso che la Vastese comunque, io avendo iniziato a Paterno, è stata la nostra antagonista principale. Il Pineto a inizio stagione era comunque favorita perché comunque aveva la rosa un po' più forte delle altre due, secondo me. Però la Vastese è stata comunque molto continua dall'inizio alla fine, è comunque stata sempre in testa e secondo me ha meritato la vittoria ampiamente. E allora in bocca al lupo ad Alessandro Pendenza, anche lui ospite qui alla notte degli Oscar al Country House di Morodoro. Lo ringraziamo, grossi in bocca al lupo, e ci rivediamo naturalmente con gli altri ospiti che sono seduti ad assistere a questa bellissima serata organizzata da Teramo Dilettanti. A più tardi. Volevo ringraziarvi tutti, ringraziare te, ringraziare tutti, fare in bocca al lupo a tutte le società,
E siccome ho vissuto una settimana particolare, se siete d'accordo, perché è amico del calcio dilettantistico non soltanto marchigiano ma anche e soprattutto abruzzese, se siete d'accordo io farei un applauso a Domenico Izzotti, perché ha vissuto una settimana terribile. Lo salutiamo, grazie Walter di questo pensiero. Grazie a voi. Passiamo il microfono a Roberta Di Sante, grazie Roberta. No, grazie a voi che mi avete invitato per questa serata. La prima volta alla sì. notte degli Oscar, speriamo che ti stia divertendo e che ti stia piacendo un pochettino la No, sicuramente la platea è meravigliosa, visto che ci sono tantissime squadre. Ovviamente colgo l'opportunità per salutare tutti, anche perché insomma gioco in casa anch'io, quindi mi fa piacere vedere tutta questa gente a Morro d'Oro, tra l'altro tutti amanti del nostro amato calcio. Dalla terza categoria fino all'eccellenza, che poi è quella che ho seguito più da vicino. Poi ti utilizzeremo per alcune premiazioni, come anche il direttore Conte. Siamo con Bruno Di Luigi, allenatore della Montauri. Allora mister, siamo quasi ai nastri di partenza, un'annata sicuramente da combattere come avete fatto nella passata. Beh, direi di sì, perché quest'anno comunque si prospetta sicuramente un campionato tecnicamente di livello superiore rispetto all'anno scorso. Noi cercheremo di allestire una squadra per non avere problemi, ci stiamo già muovendo in questo, sperando di riuscire a trovare le pedine che cerchiamo. Sicuramente è presto, ma da quello che si sente in giro possiamo già tirare fuori il nome della protagonista, cioè della favorita in assoluto, oppure è ancora troppo presto davvero? Ma adesso innanzitutto bisogna vedere anche la composizione dei gironi, le ripescate, perché ci sono parecchi movimenti dall'eccellenza in sotto, però sicuramente da quello che si sta vedendo con i primi movimenti di mercato, sicuramente la Sant'Egidiese, lo stesso Giuliano, che comunque da come dicono allesterà una grossa squadra, lo stesso Ponte Romano ci riproverà, Sant'Omero, che comunque ha confermato in linea di massima la squadra dell'anno scorso, quindi diciamo queste dovrebbero essere le squadre che si contenderanno. Poi come sempre sarà un campionato molto equilibrato, dove sicuramente verranno fuori anche squadre al momento non diciamo delle sorprese. Sì, delle sorprese. E la Montaure invece ai nastri di partenza, qual è l'obiettivo? Una salvezza meno sofferta rispetto a quella dell'anno scorso, oppure vuole combattere per qualcosa in più? No, tu sai benissimo la realtà della Montaure, perché la vivi essendo anche di Montorrio. Questa è una società nata, diciamo, per far giocare gente di Montorrio. Adesso si trova in una realtà comunque un campionato di promozione importante. Sicuramente il nostro obiettivo sarà quello di mantenere la categoria, cercando di avere meno problemi che abbiamo avuto l'anno scorso, anche se l'anno scorso abbiamo fatto, secondo me, un miracolo, perché comunque vedendo la posizione di classifica da quando sono arrivato io, 40 punti non era facile farli, insomma. Bene, perfetto. Allora abbiamo ascoltato anche il parere di mister Di Luigi della Montauri. Anche a lui buonanotte degli Oscars, sperando che arrivi qualche premio. Bah, i premi sicuramente li hanno meritati le squadre che sicuramente hanno fatto molto meglio di noi. Ripeto, non è importante il premio, è importante che si viva una serata insieme con tutte le società. Io la prima volta che partecipo, sicuramente è una bella serata che è da rivivere annualmente. Anche perché io prima sottolineavo la bellezza di rincontrare i colleghi, ex calciatori, dirigenti, in un posto fantastico e con la serenità di fine campionato, no? Perché poi durante il campionato casomai ci si rivede con un po' di nervosismo, certo. E invece questa è l'ottima occasione per risalutare. Sicuramente, qui si vive una serata in maniera tranquilla. Sono stato molto contento perché comunque ho rincontrato ragazzi con cui ho calcato i campi d'eccellenza, che non vedevo da un bel po' di tempo, quindi sicuramente una bellissima serata
che vale la pena sicuramente rivivere annualmente, come ti ho detto. Perfetto, allora grazie a Di Luigi, noi naturalmente andremo in giro qui alla questa fantastica location del Country House di Morro d'Oro, sperando di trovare dei protagonisti che naturalmente passeranno davanti alla nostra telecamera. Buonasera a tutti, San Pietro. Buonasera Angelo Turri, facciamo un applauso a questa notte degli Oscar e tutti i calciatori, tutte le donne. E voglio con un grande applauso salutare un amico qui presente in anonimato. Facciamo un applauso all'ex capitano del Pescara Calcio, il nostro Marco Pomante, che voglio qui sul palco. Marco Pomante, attuale giocatore della Viterbese Calcio. Marco Pomante, ogni anno lo dovevo fare, Angelo. Voglio un grande applauso per il mio capitano, un amico, Marco Pomante. Buonasera capitano, grazie per la visita e per la sorpresa. Anche quest'anno lui è l'uomo della promozione Viterbese Calcio della Serie D, andiamo di nuovo in C. Un applauso Marco Pomante. Marco, davvero una bella serata, hai ritrovato tanti calciatori e poi la location è davvero invidiabile. La location è bellissima, io sinceramente sono venuto qui per un altro motivo, perché qui l'anno prossimo sposerà mio fratello, allora non sapevo neanche di questa festa e voglio fare sinceramente i complimenti agli organizzatori perché è una bellissima festa. Quindi diciamo sei venuto a testare l'enogastronomia del posto e credo che l'obiettivo è stato centrato in pieno. Sì, sono venuto a fare le prove, diciamo che Non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo. Ho già avuto modo di vedere Madre Natura, le note sono quelle giuste. Invito a salire sul palco Paola Di Benedetto, Madre Natura, di ciao da ciao Paola. Vieni, avvicinati. La musica è quella giusta. Ma siamo con Madre Natura, vogliamo chiudere in bellezza. Una serata fantastica, non solo per la tua presenza, ma soprattutto perché si stanno premiando quei ragazzi che si sono fatti valere in ambito sportivo. Allora, innanzitutto buonasera, sono contentissima di essere qui in questa serata, anche perché io seguo da anni il calcio, ci ho lavorato in varie trasmissioni, insomma. E quindi sì, si premia il calcio, si premia quella che è la bravura del giocatore, ma secondo me anche quella che è l'unità di una squadra, no? Perché poi ci sta le squadre unite, una società unita che ci crede, poi porta un progetto fino in fondo, insomma, buoni risultati. Prima stavamo rimarcando la bellezza soprattutto di tante squadre che si ritrovano dopo i campionati finiti e quindi nervosismo che va a scemare, perché naturalmente lo stress domenicale porta anche a qualche litigio, e quindi l'aspetto sociale di queste manifestazioni che davvero fanno riconciliare col mondo dello sport. Assolutamente sì, beh, è normale alla fine di un campionato avere, no, quel nervosismo, quell'ansia, la prestazione, anche perché insomma ci si investe del tempo e le società comunque ci investono inevitabilmente anche del denaro, seppur una quantità insomma minima, no? Però sì, ci sono delle aspettative e manifestazioni come queste servono, come hai detto bene, a conciliare, un po' a far ritrovare anche le squadre, i ragazzi dopo magari dei litigi che ci sono state, ansietà da spogliatoio, insomma sì, quindi sono contenta. Dalle mie parti manifestazioni così devo dire che non ci sono. Le scarpette d'oro che piacciono di più, quindi abbiamo tenuto questa, il primo anno. Francesco Scamurra, grande esperto di eccellenza, premia bomber Vito Marinelli. Venite più avanti così, una foto. Ancora con i protagonisti della notte degli Oscar, siamo col bomber Vito Marinelli. Vito, una stagione personalmente parlando fantastica, San Salvo poteva fare qualcosa in più? Sì, personalmente andrà bene, ho vinto il titolo capocannoniere e per me andrà bene, però sono rammaricato perché come San Salvo, come dicevi tu, con la squadra potevamo fare molto di più e rimarrà per sempre questo amaro in bocca che ci porteremo dietro per un po'. C'è più rammarico per il campionato o per quella partita di ritorno col Vasto Girardi? Ma sicuramente per entrambe, perché col Vasto Girardi è una partita abbordabilissima e abbiamo steccato due partite, perché pure l'andata non siamo riusciti a vincere. Per il campionato sicuramente almeno i playoff dobbiamo farli. È veramente una stagione che avremo davvero molto rammarico, che ci porteremo dietro un bel po' di tempo.
il prossimo anno Marinelli sa già cosa fare, hai già confermato la tua presenza a San Salvo, oppure le telefonate naturalmente che arrivano ti stanno mettendo qualche dubbio in testa? No vabbè, come sempre adesso ci riposiamo, poi quando tra un po' di tempo prenderò la mia decisione vedremo cosa è meglio per me. Bene, allora qui invece abbiamo anche il nostro collega di A Tutto Calcio, Francesco Scamurra. Scamurra, una serata fantastica, siamo stati insieme a premiare le migliori parate, il miglior gol. Angelo Tulli davvero accolto ancora nel segno per questa notte degli Oscar, che anche quest'anno davvero è risultata riuscitissima. Innanzitutto buonasera, sì, hai detto bene Lorenzo, Angelo Tulli anche quest'anno con gli Oscar del calcio ha fatto centro, possiamo dire, c'è tutta l'elite del calcio abruzzese, non solo Teramano, a coronare una stagione veramente entusiasmante sia per l'eccellenza del campionato che personalmente seguo, ma anche la promozione, prima categoria, seconda e terza. Davvero una bella serata, a dimostrazione ancora una volta che il calcio abruzzese si conferma ancora una volta tra i migliori del panorama nazionale, soprattutto per quanto riguarda l'eccellenza, faccio un esempio, le prime squadre Vastese, Paterno e Pineto, che poche altre in Italia hanno collezionato i punti che hanno fatto loro. Il Pineto poi ha coronato il passaggio in Serie D, faccio i complimenti anche a loro. Una bella serata Lorenzo, sono estremamente soddisfatto. Tornando indietro di pochissimo nel tempo, la Vastese ha meritato, il Pineto ha sofferto tantissimo soprattutto con il Martinsicuro e poi col Fiumicino, alla fine ha meritato anche il Pineto o c'è una squadra oltre al Pineto che davvero deve leccarsi le ferite perché ha sciupato una buona occasione? Ma il Pineto alla lunga è uscito fuori con la qualità dei singoli. Io faccio i complimenti per quanto fatto, ecco, al presidente Brocco, al direttore Gianmarino che conosco. Beh, un po' di rammatico sicuramente per il Paterno, che non voglio dire che ha sciupato, perché la formazione di Fabio Iotice ha fatto addirittura più dell'anno scorso. Probabilmente quest'anno ha trovato la Vastese, che insomma è stato un rullo compressore che ha fatto sul campionato. Comunque sì, magari il Paterno ci riproverà sicuramente l'anno prossimo. Non potevamo che chiudere questa fantastica serata, una notte da Oscar, una serata da Oscar. Grazie Angelo Tulli per l'ospitalità e complimenti ancora per l'organizzazione impeccabile. Grazie a te Lorenzo, grazie a voi di Rete 8 che ci avete seguito davvero in maniera speciale, con amicizia e con grande professionalità. È appena finita, ancora ho gli attrezzi, gli strumenti del mestiere. Ancora ho questi strumenti, ma che dire, in questo momento sono sollevato perché speriamo che sia andata tutto a posto. Non mi sono reso conto all'interno nei tavolini, non ho girato, quindi non ho raccolto gli umori delle persone, però quando sono venuti sul palco ho letto negli occhi di questi ragazzi, questi allenatori che magari tante volte sono trascurati, dilettanti, ma ho letto emozione e questo magari mi basta, mi riempie, perché poi è la dimostrazione che magari la strada è giusta, quindi abbiamo segnato un varco, un sentiero, e voi come anche altri amici ci state aiutando a far sì che si possa continuare negli anni. Guarda, io nei tavoli c'ero. Fortunatamente ho avuto anche l'occasione di sedermi a tavola ad assaporare i prodotti genuini del Country House qui a Morro d'Oro e ti posso confermare che la serata è davvero stata impeccabile. Il prossimo anno sicuramente noi ci saremo, tu ci sarai, con stimoli in più, perché poi migliorarsi non è mai impossibile, anzi una serata del genere deve fare da stimolo. La cosa che volevo rimarcare è che ho fatto con i protagonisti la bellezza di vedere squadre avversarie durante la stagione che si sono ritrovate, pacche sulle spalle, strette di mano, abbracci, per una serata che davvero ha lasciato il segno. No, questa è una festa, è un momento di incontro. Sappiamo che a volte ho difficoltà, raccolgo anche le prenotazioni per la cena, non si prenotano nemmeno come squadra ma come amici, quindi faccio fatica a collocare magari un... Come i pranzi di matrimonio classici, no? Quindi è una festa, è un modo per quest'anno abbiamo slittato di qualche settimana, grazie a Dio, perché il tempo poi
ci ha aiutato, perché se avessimo fatto la prima settimana di giugno avremmo avuto qualche problema meteorologico. Comunque è una festa, io sono contentissimo. Niente, in questo momento non so cos'altro aggiungere se non i ringraziamenti a voi, a mia moglie in primis, a tutti i ragazzi che ci aiutano, ma soprattutto a tutti coloro che magari non hanno ricevuto premi, che stasera non avevano nulla da festeggiare, ma sono stati i primi a prenotare, a essere presenti, a portare amici, perché questo è lo spirito che fa andare avanti manifestazioni come queste. Tra l'altro, se vogliamo parlare di numeri, voglio dire ai nostri amici che c'erano circa 600 presenti, e ciò vuol dire che la maggior parte delle società ha detto sì, ci saremo, ci sono state, hanno dato il loro contributo, e questo sicuramente dà spinta al movimento dilettantistico non solo teramano, perché dall'anno prossimo uniamo le forze, perché forse possiamo uscire fuori dalla provincia anche. Una festa regionale sarebbe il massimo, una festa regionale o anche condivisioni provinciali, adesso non lo so quale sarà una formula che potrebbe andare, ma anche una festa per i giovani, chiaramente non fare un orario, magari un orario pomeridiano, una bella domenica pomeriggio, fare un galà dei settori giovanili. Le idee sono tantissime, quindi abbiamo gettato un sasso, e adesso sta al popolo abruzzese dello sport, del giornalismo, raccogliere questo piccolo seme che abbiamo messo. Perfetto, allora noi davvero chiudiamo con l'organizzatore e il fondatore di questa bellissima manifestazione, la notte degli Oscars 2015-2016 dal Country House di Morro d'Oro. Direi che è proprio tutto, io ringrazio ancora Angelo Tulli e la sua organizzazione per questa fantastica serata. L'Oscars forse è quello migliore, quello davvero d'oro, se lo merita Angelo, noi virtualmente glielo consegniamo con un abbraccio e con una stretta di mano, e io vi do appuntamento per i prossimi appuntamenti, i prossimi incontri qui con Rete 8 Sport, naturalmente con un occhio di riguardo al calcio, ma al calcio dei dilettanti, che fa bene sempre e davvero a tutti. Arrivederci.